Ci rivediamo oggi alla vigilia di Pasqua, intanto per farci gli auguri che questa Pasqua la si trascorra noi, ma anche tutte le persone che stanno soffrendo bene. Questo è l'augurio che io molto sinceramente rivolgo a tutti. Sarà una Pasqua ovviamente diversa, è diversa come lo sarà anche la Pasquetta per tutti noi, lo è anche per me che faccio. Dando il buon esempio, la Pasqua qui a Maddalena con la mia famiglia che invece non è qua da solo, anche perché c'è una norma che limita gli spostamenti e quindi d'altronde la mia è un periodo che si protrae ormai da tanto tempo, sono sempre qui senza poter neanche io rincontrare le persone a me più care. Detto questo, il momento è particolare, abbiamo stravolto tutte le nostre abitudini, però io ritengo che sia un sacrificio da dover fare necessariamente se vogliamo arrivare a un obiettivo che tutti abbiamo in mente, ben chiaro. E mi sento anche di dirvi una cosa: nel momento in cui stiamo facendo così tanti sacrifici e ci abbiamo messo oramai un mese e anche di più, con tutte queste restrizioni, dico semplicemente che per mandare tutto a monte ci vogliono anche solo 5 minuti di distrazione. Quindi questo è il messaggio che mi sento di darvi e di dare a tutti noi. Stiamo molto attenti. Vi do la notizia, perché ormai la conoscerete comunque, che sono state prorogate fino al 3 maggio con un nuovo decreto tutte le misure. Più tardi magari vi allego anche alcune novità sulle misure igienico-sanitarie da osservare, che sono meglio spiegate e anche specificate con qualche aggiunta anche per gli esercizi commerciali che dovranno attenersi, come tutti noi, alla regola di far entrare le persone scaglionate, anche di mettere a disposizione i guanti usa e getta e in ogni caso anche gli igienizzanti a disposizione. Su questo magari ve lo metto in un altro posto, così lo potete consultare. Tra le notizie che ci sono, che è stato fatto il controllo, diciamo, nelle case degli anziani, me l'hanno comunicato i medici di base, riscontrando che i nostri vecchi che sono lì, insomma, stavano bene, non hanno visto particolari criticità. È stato fatto un controllo generale in tutta la Sardegna, anche i nostri mi hanno dato questo report, sono molto precisi e molto attivi, io di questo li ringrazio. Anche ieri per i buoni spesa sono state fornite ben 32 famiglie, sono stati staccati 196 buoni spesa che si aggiungono a tutti i numeri che avevo citato nei giorni precedenti, quindi hanno lavorato anche ieri tutto il giorno. Ieri è un giorno importante anche per il municipio, io ho potuto disporre del mio ufficio, del nostro ufficio un po' meno perché stavano facendo le sanificazioni di tutti gli ambienti e quindi ci sono potuto entrare molto poco. Anche i beni di necessità vanno avanti, sono quasi 80 famiglie raggiunte, con l'impegno di farlo circa ogni 15 giorni, si ritornerà a rifornirle. Ho ringraziato ieri per tutte le mascherine che ci sono state donate con un posto apposito, sono state persone generosissime. Si sta cercando di raggiungere un po' tutti, capirete che dobbiamo farne parsimonia per chi le ha e igienizzarle, perché non c'è la possibilità di fare un ricambio costante, i numeri d'altronde parlano chiaro, quindi si cercherà di arrivare a tutti e per questo io sono davvero molto grato a tutti coloro che hanno donato queste mascherine, hanno anche donato degli igienizzanti, anche tante altre cosettine che possono tornare utili, sono persone generose che hanno tutta la mia e la nostra ammirazione. Di questo ve ne ho parlato. Qualche raccomandazione ve la devo fare in maniera molto chiara, perché l'ho constatato io di persona proprio ieri che sono andato a fare la spesa. Vi ricordo che, e ricordo a tutti noi, può andare un solo membro per famiglia. Questa cosa non ce la dobbiamo mai dimenticare. Così come ricordo che non si può andare nelle seconde case, anche questa è una ragione per la quale io la interpreto sempre nel modo più restrittivo. Non solo io sono qui per fare il mio lavoro, ma sarei potuto andare a raggiungere i miei familiari e non lo faccio e passerò Pasqua con
E Pasquetta, come ho fatto tutto questo periodo da solo qui da noi, una forte raccomandazione la voglio rinnovare a tutti quelli che hanno fatto ingresso nella nostra isola, perché la regola dice che devono osservare la quarantena domiciliare a casa per 14 giorni. Spero non ci siano contravvenzioni a queste regole, perché se no non ci stiamo dando una mano l'uno con l'altro. Queste cose non devono succedere. Come mai il sindaco è così severo? È severo perché si parla molto di dati in miglioramento, lo vediamo in comunicato, però sono numeri che, francamente, ve lo dico in tutta sincerità, non mi convincono, non mi convincono per niente. In Sardegna i tamponi sono ancora troppo pochi, certo aumentano le guarigioni, ma aumentano le guarigioni perché sta passando il tempo, non perché qualcuno ha trovato una cura. Perché dopo 14 giorni, se una persona, o meglio, se una persona si è ammalata e ha il tempo di guarire, dopo un mese tutto questo ritorna in campo, ma ci sono ancora 4.800 contagiati. I morti in Sardegna sono diventati 73, ce ne sono stati 4, abbiamo superato ampiamente i 1.000 contagi. E siccome ce n'è anche in Gallura, anche se leggiamo certe notizie sui giornali, io non ho certezza che poi siano verificate, non ho notizia di casi positivi nel nostro territorio, sarei stato il primo a comunicarvi, però non siamo ancora riusciti ad incrociare tutti questi dati. Siccome siamo inclusi nella provincia di Sassari, i dati della provincia di Sassari sono sempre troppo alti, stiamo molto attenti, cerchiamo di adoperare tutte le precauzioni. Peraltro, insomma, un po' di notizie ve le ho confermate, stiamo seguendo ancora le nuove norme che entreranno subito in vigore con la legge regionale, con le misure straordinarie a sostegno delle famiglie. Vediamo anche come comune che cosa poter fare. È certamente un impegno economico importante, il comune farà la sua parte nel cercare di attivarsi il prima possibile per mettere in campo anche queste risorse. Cosa dire? Dobbiamo ancora stringere i denti, il 3 maggio è molto vicino, se rapportato al guadagno che potremmo avere nel rispettare tutte le precauzioni. E non ho neanche io, ma come non ce l'ha nessuno, la certezza che il 3 maggio sia il giorno finale nella maniera più assoluta. Quando vedo, ripeto, 4.800 contagi al giorno, che ancora sono sempre costanti, è segno evidente che non tutto sta andando per il verso giusto. La Sardegna è in ritardo. Su questo speriamo che si riesca a contenere questi numeri, però dobbiamo cercare di salvare, non solo il salvabile, ma di salvare noi stessi. Io per oggi, se ci sono novità, ritorno a comunicarvelo. Vi faccio, come ho detto, un'altra comunicazione utile per prepararvi per quello che deve accadere da quando riaprono anche i negozi. E vi voglio semplicemente ricordare che gli auguri vanno anche alle tante persone anziane che stanno nelle nostre case, che non hanno loro tutto l'anno nessuno col quale relazionarsi. Se noi abbiamo rinunziato quest'anno a fare Pasqua e Pasquetta in famiglia o a questi grandi raduni, c'è chi questo non lo fa già da molto tempo. Che questa Pasqua ci porti davvero davvero tanto a tutti. Buona Pasqua.